Bentrovati a questo appuntamento con l'informazione dalle Marche. In apertura alla cronaca, sgomento e dolore ad Amandola, nei pressi dell'abbazia di San Ruffino, dove un uomo di 52 anni, residente a Smerillo, mentre passeggiava tra le bancarelle, ha accusato un malore che non gli ha lasciato scampo. Giovanni Mora inizialmente era riuscito a sedersi pensando fosse un semplice attacco di calore, ma le sue condizioni sono peggiorate drasticamente. A nulla è servito il tempestivo intervento dei soccorsi con i sanitari che hanno provato a rianimare il 52enne. Un malore improvviso non ha lasciato scampo a un insegnante che insieme al figlio aveva appena concluso il cammino di Santiago e stava aspettando per poter ripartire e tornare a Villa Pigna di Folignano, dove vive con la sua famiglia. Potrebbe essere stato un attacco cardiaco a stroncare la vita a soli 61 anni di Pietro Malavolta, che insieme con il figlio Francesco aveva condiviso l'esperienza del cammino e stava per tornare in Italia. Allarme e incendi nelle ultime ore a Recanati, località Castelnuovo, tanta paura e una casa inagibile, ma nessuna conseguenza fisica per una famiglia del Maceratese, padre, madre, tre figli e una coppia di nonni che ha visto andare a fuoco la propria abitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Macerata ed Ancona. Il rogo ha interessato un appartamento e un sottotetto per cause ancora da chiarire. Sono state necessarie diverse ore per domare l'incendio. E tanta paura c'è stata anche a San Biagio di Osimo per un incendio che ha distrutto una legnaia. Vediamo il servizio. Tanta paura e preoccupazione per l'incendio divampato nel primo pomeriggio di domenica a San Biagio di Osimo. Le fiamme particolarmente alte, visibili anche da lontano, e una densa nube nera di fumo hanno fatto scattare l'allarme immediatamente, evitando così conseguenze ancora più gravi grazie all'intervento dei vigili del fuoco della locale stazione di Osimo. Ad andare in fumo è stato un locale adibito a legnaia presso un'azienda agricola nelle campagne della frazione del comune. Sul posto sono intervenute due squadre di pompieri che con due mezzi hanno lavorato per qualche ora prima di arrivare allo spegnimento e alla messa in sicurezza dell'intera area interessata dall'incendio. Fortunatamente nel rogo non è rimasta coinvolta nessuna persona, mentre sono stati danneggiati, anche se in maniera marginale, alcuni mezzi meccanici che erano stati messi al riparo proprio nella legnaia. Ancora a cronaca, un operaio di 33 anni è caduto dal tetto di una SAI ed è stato soccorso dal 118 e trasportato in eliambulanza a Torrette. È successo a Caldarola, nella zona del monastero. L'uomo stava lavorando sulla manutenzione delle soluzioni abitative in cui vivono le monache di clausura quando, per causa in corso di accertamento, è caduto da un'altezza di circa 3 metri, riportando un trauma cranico e una ferita alla testa. Un uomo di 53 anni di Porto Sant'Elpidio è stato denunciato dai carabinieri di Fermo per atti persecutori nei confronti della ex e per aver pubblicato sui social foto o sé della donna. La vendetta è scattata quando l'ex compagna ha posto fine alla loro relazione, che era durata 10 anni. Il 53enne, secondo quanto accertato dagli inquirenti, si faceva inoltre trovare nei luoghi pubblici frequentati dalla donna e la minacciava con lettere anonime. Grazie alle norme sul revenge porn previste dal codice rosso, recentemente approvato, l'uomo potrebbe rischiare da 1 a 6 anni di carcere. Ferragosto all'insegna della legalità grazie a varie operazioni della Guardia di Finanza. Il servizio. Ferragosto all'insegna della legalità grazie all'attività svolta dai militari della Compagnia di Civitanova e della Tenenza di Porto Recanati, che hanno svolto una serie di interventi in materia di polizia economico-finanziaria. Sequestrati 101 grammi di hashish, 35 di eroina e circa 7.000 articoli in materia di abusivismo commerciale e sicurezza prodotti, scoperti 3 lavoratori in nero, 90 i controlli sul corretto rilascio dello scontrino e della ricevuta fiscale, riscontrate 19 mancate emissioni del documento, 7 controlli in materia di lavoro sommerso con la scoperta di 3 lavoratori in nero. Effettuato un controllo anche in materia di affitti, 17 quelli sul trasporto merci e 2 per ciò che riguarda la capacità contributiva. La vasta operazione rientra nell'ambito del piano per il potenziamento dei servizi di vigilanza estiva predisposto dal Comando Generale della Guardia di Finanza e confermano il costante impegno a tutela del corretto funzionamento dei mercati e tutela dei consumatori, attività ricompresa in un ampio dispositivo permanente di contrasto ai traffici illeciti.
E sempre la Guardia di Finanza, questa volta il comando di Fabriano, ha scoperto e sequestrato lo studio di un finto dentista. L'uomo è accusato di esercizio abusivo della professione di odontoiatra da parte di un odontotecnico titolare di uno studio. I militari sono stati insospettiti dalla facilità con cui il tecnico poteva accedere agli ambulatori, ai prodotti medicali e dall'incongruenza tra i cospicui ricavi costruiti a fronte delle scarse ore di presenza di dentisti esterni. Questi sospetti hanno trovato conferma dalle dichiarazioni fornite dai clienti. È emerso che era lo stesso titolare dello studio, privo di specializzazioni, a mettere il più delle volte le mani in bocca ai pazienti. E potrebbe essere stata una rete di plastica ingoiata che è stata trovata tra i denti a causare la morte di un delfino trovato spiaggiato al Lido del Carabiniere a Marzocca di Senigallia. Si tratta di un cetaceo adulto del peso di circa 80 kg, lungo circa 2,2 metri, la cui carcassa è stata trasportata dalla corrente a riva. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Capitaneria di Porto. Siamo all'ampia pagina sportiva di oggi che apriamo con il calcio e la Coppa Italia. Buone indicazioni per l'Ascoli che battendo il Trapani 2-0 guadagna la qualificazione al turno successivo dove il 4 dicembre affronterà il Genoa. Ha deciso l'incontro con una doppietta siglata nel secondo tempo il giovane Scamacca che diventa capocannoniere di questa competizione. Da segnalare dopo 11 minuti una rete annullata a Valentini per presunta posizione di fuorigioco. Con i siciliani si replicherà sabato sempre al Del Duca per la prima di campionato. In Serie C match ininfluente ai fini della classifica Albenelli con la Vis Pesaro che comunque supera il Rimini 1-0 per effetto del gol di Tessiore al quarto d'ora del secondo tempo. Turno preliminare di Coppa anche in Serie D e a Villa San Filippo si affrontavano Porto Sant'Elpidio e Tolentino. Hanno vinto i cremisi 1-0, come ci racconta nel suo servizio Michele Raffa. Ritmi alti e partita vera. Non è consuetudine vedere due squadre darsi battaglia con tanta intensità d'agosto per quello che era, sia per il Porto Sant'Elpidio che per il Tolentino, la prima gara ufficiale della stagione. In palio c'era il passaggio al primo turno di Coppa Italia di Serie D. E la formazione allenata da Mosconi ad aggiudicarsi il ballo delle debuttanti grazie a un gol di Strano nei primi minuti della ripresa. Rete che permette ai cremisi di avanzare nella competizione e sfidare il Foligno domenica prossima. La cronaca del match, soprattutto nel primo tempo, è vivace e ricca di spunti, con il Porto Sant'Elpidio più in palla rispetto agli avversari, nonostante le tante assenze nel reparto offensivo. Sono proprio gli uomini di Mengo che al primo giro di lancette si rendono pericolosi con Gelsi che cerca mai in profondità ma è perfetta l'uscita di Rossi. La prima vera occasione capita sulla testa di Montserrat. Dagli sviluppi di un corner il difensore porta il Pidenza in corna di testa ma la sfera finisce fuori di poco. Al 26esimo l'episodio che avrebbe potuto cambiare la gara. L'arbitro nega un rigore ai padroni di casa dopo l'intervento rubido di Labriola che ha steso in area Maio, veemente giustificate le loro proteste. Al 33esimo il Porto Sant'Elpidio va vicinissimo al gol con Terezio. Da calcio d'angolo la palla attraversa tutta l'area di rigore. Il numero 3 si fa trovare tutto solo sul secondo palo e a botta sicura sceglie la potenza alla mira e colpisce in palo interno alla destra di Rossi. Nella ripresa cambia la musica. Tolentino subito aggressivo e al primo minuto Minnozzi saggi i guantoni di Gagliardini dopo un calcio di punizione piuttosto centrale ma potente. Quando il Porto Sant'Elpidio sembra poter reagire, i cremisi passano in vantaggio con Strano, servito tutto solo in aria, non deve far altro che depositare alle spalle di Gagliardini per l'1-0. Al 14esimo i padroni di casa rispondono con Maio, ma è bravo Rossi a metterci i guantoni in tuffo. Al 17esimo Di Domenico Antonio tenta una sassata da lontano ma manca la porta di poco. Il caldo inizia ad avere la meglio sulle squadre che non si sono risparmiate. La girandola di sostituzioni non cambia l'esito della sfida e al triplice fischio esulta il Tolentino che sfiderà nel primo turno di Coppa Italia il Foligno. Una specie di rivincita per i cremisi che ritrovano gli umbri dopo l'eliminazione agli ottavi di Coppa Italia d'eccellenza dello scorso anno. Sentiamo a caldo le interviste del dopogara dell'allenatore del Porto Sant'Elpidio e di Mengo e del tecnico del Tolentino Andrea Mosconi. Sapevamo che affrontavamo una squadra forte, fisica, organizzatissima, secondo me abbiamo fatto una buona prestazione, peccato il risultato, abbiamo creato abbastanza, abbiamo subito pochissimo, penso nelle poche azioni che abbiamo subito abbiamo preso gol,
sono molto contento della squadra, ancora facciamo molti errori e dobbiamo migliorare tantissimo, soprattutto nel secondo tempo quando le forze cominciano a calare, però secondo me sono molto soddisfatto perché non pensavamo che qualcuno poteva reggere 90 minuti dopo il lavoro di questa settimana. Adesso abbiamo nati 3-4 giorni per alzare il livello fisico e poi ci proiettiamo per la prima di campionato il primo settembre. Meglio in sequenziale sotto il profilo del risultato. Loro hanno fatto meglio di noi il primo tempo, il secondo tempo siamo riusciti a fare qualche aggiustamento, eravamo più corti, più aggressivi e abbiamo fatto meglio noi il secondo tempo, loro non ci sono mai avvicinati, però partita bella, in equilibrio come è stata con loro, è stato un bel test allenante e va bene perché almeno ci permette di giocare domenica prossima e mettere altri 90 minuti sulle gambe per l'esordio ufficiale. Ci sarà nuovamente il Foligno, quanto era importante questo passaggio del turno e quanto sarà stimolante affrontare il Foligno? Stimolante perché l'unica società, ci sono stato 4 anni a Foligno, è bello però abbiamo ancora il conto aperto dell'anno scorso, no? Che sono andati avanti ai rigori dopo che abbiamo ribaltato una partita bella, però questo è calcio, cioè andiamo lì a giocare perché è bella, i tifosi ci tengono e darebbe gusto proseguire perché ci fa bene mettere benzina sulle gambe. Sta per terminare dunque la stagione delle amichevoli, ieri 2-2 al Tubaldi tra Recanatese e Fermana con i giallorossi che rimontano 2 volte i canarini grazie ad una doppietta di Pera. I gialloblu nel frattempo hanno annunciato il ritorno dell'attaccante 37enne Hernan Molinari. Il Montegiorgio di Baldassarri batte 2-0 il Castelfidardo con le reti di Titone su calcio di rigore e Trillini. Domenica in programma Recanatese-Montegiorgio. Passiamo al basket, si è alzato il sipario sulla nuova stagione della XL Extra Light Poderosa. A Montegranaro infatti c'è stato il raduno della squadra agli ordini del coach Franco Ciani, con la presenza anche dei due americani Thomas e Thompson. 10 giorni di lavoro e poi la prima uscita stagionale, l'amichevole di giovedì 29 agosto, ore 18, alla Bombonera contro la Teate Chieti, compagine di Serie B. Sentiamo l'intervista registrata per noi da Luca Marani. Alessandro Bolognesi, allora abbiamo dovuto rifare tutto da capo dopo la splendida stagione dell'anno scorso, nuovo il coach, nuovi 10-12esimi della squadra, però tutti dicono che hai fatto un buonissimo lavoro. Speriamo, questo lo vedremo poi sul campo, purtroppo ci sono desideri e necessità, il desiderio nostro ovviamente era quello di cercare di confermare più persone possibili. Però il mercato dopo è altra roba e siamo riusciti a tenere 2 decimi, come dicevi te, e gli altri comunque sono tutti giocatori di valore e che abbiamo voluto dall'inizio alla fine e pensiamo di aver fatto veramente un buon lavoro. Quali sono state le linee guida per comporre questo nuovo puzzle? Allora, noi abbiamo cercato di, comunque avendo un budget come sappiamo abbastanza risicato, come tutte le squadre che tendono a salvarsi, abbiamo cercato di andare subito nel cercare di fare una squadra solida e fisica, sapendo che la qualità non riuscivamo a prenderla. Abbiamo cercato di prendere giocatori duttili che potessero giocare in più ruoli, come Bonaccini, che può giocare sia uno che due, l'americano Aaron Thomas sia nel 2 che nel 3, ma Stellari anche, Conti anche, Miani, Berti, Cucci, tutti giocatori che possono essere intercambiabili e che danno molta fisicità e solidità. L'obiettivo ovviamente è la salvezza, però... No, ecco, io, essendo una squadra molto giovane, perché come media età avremo sui 23-24 anni, potremmo toglierci delle soddisfazioni, però dobbiamo partire con i piedi per terra, insomma, cercare di far più punti possibile all'inizio, cercare di andare in fiducia e poi con l'inerzia, magari col talento che un po' ne abbiamo sicuramente, potremo toglierci delle soddisfazioni come abbiamo fatto già negli anni passati. Non c'è più Cesare Pancotto, l'ha scelto su Franco Ciani. Perché questo allenatore? Perché allora, secondo me, la linea guida che deve avere questa società è quella che ha attuato quest'anno, ovvero aver molte scommesse, molti giovani da lanciare e secondo me Franco per questo tipo di squadra è il miglior allenatore che ci possa essere, perché l'ha già fatto, perché è già abituato ad avere... tra virgolette queste difficoltà, ovvero dar fiducia a dei giocatori non ancora pronti, perché alcuni non saranno pronti, e quindi la scelta è ricaduta subito su di lui, tanto che è stato l'unico allenatore che ho sondato, che ho chiamato, l'unico veramente.
Che ha accettato con soddisfazione, mi pare. Sì, sì, la fortuna è che lui dopo tanti anni voleva un minimo riavvicinarsi a casa, perché lui è di Udine, e quindi sì, sì, dai, è stata una trattativa abbastanza veloce. Ultima domanda, sensazioni? No, le sensazioni sono positive, cioè sono abbastanza carichi sia i ragazzi, comunque sono tutti motivati, sia noi, perché comunque è una sfida nuova, cioè purtroppo, tra virgolette, per il terzo anno di A2 devi ricominciare da capo, un po' c'è un po' di rammarico, però c'è sempre quella sfida, quella motivazione di dire oh, magari un'altra volta ci riusciremo, quindi no, motivazioni e sensazioni sono buone. E passando alla pallavolo, ha iniziato a sudare anche la Lardini Filottrano, pronta ad affrontare la sua terza stagione consecutiva in A1. Lo fa con una squadra completamente rinnovata, tra le più giovani del prossimo torneo. Poco più di 23 anni e mezzo l'età media, seconda solo a Firenze. Unica assente la Papa Fotiu, impegnata agli europei con la nazionale greca, e l'americana Paige Tapp. Ricordiamo che l'inizio del campionato è previsto a Bergamo per il prossimo 13 ottobre. Andiamo ora a vedere le previsioni meteo per martedì 20 agosto. Previsioni per martedì 20 agosto. Le nostre regioni centro-meridionali sono conquistate dall'anticiclone africano, mentre avremo condizioni lievemente più instabili su parte di quelle settentrionali, anche con qualche temporale. Spostiamoci ora al centro, dove la giornata sarà prevalentemente soleggiata e anche piuttosto calda. Il cielo si presenterà pressoché sereno su tutte le nostre regioni. Concludiamo dando uno sguardo alle temperature previste. Di notte i valori toccheranno punte minime di 14 gradi e non supereranno i 23 gradi su tutta l'Italia. Ancora due notizie di sport. Tra sorrisi e ottimi auspici si è aperta ufficialmente la stagione dell'Aurora Basket Jesi. Staff, squadra, società, stampa e tifosi si sono ritrovati in sede per suggellare il via di una nuova ed avvincente avventura, stavolta in Serie B. Prima uscita ufficiale il 31 agosto alle 18 all'Ubi Banca Sport Center con la compagine di Falconara. Ed è Roberto Vecchione il nuovo campione italiano guidatori trotto, quarto titolo nazionale in 11 anni. Stato premiato ieri all'Ippodromo San Paolo di Montegiorgio al termine di una serata all'insegna della festa e del glamour. Ha preceduto Roberto Andreetti e Gaetano Di Nardo. Per noi era questa l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento.